un ospite, una bellissima ragazza che fa l'attrice, Valentina Ciccone. Come nasce Valentina Ciccone? Nasce con i Cesaroni 2, accanto ad Alessandro Gassman, e in Vita da paparazzo del maestro Pierfrancesco Pingitore, accanto a Sergio Arcuri. Ho capito, ma qual è il tuo, cioè hai un traguardo nella vita? Tu sei giovane, stai iniziando ora a fare questo lavoro, hai studiato? Sì, ho sempre studiato, ho iniziato da adolescente facendo teatro e spero di arrivare al grande schermo in un ruolo da protagonista, magari anche drammatico. Drammatico? Perché drammatico? Ti senti così? In realtà io amo quel genere. Senti, ma hai un sogno nel cassetto per il tuo futuro, sia come donna sia come attrice? Come attrice quello di lavorare con il grande regista Giuseppe Tornatore, e come donna, penso come tutte le donne, quello di diventare mamma, però per il momento preferisco affermarmi nel lavoro. Quanti anni hai? 24. Lo posso chiedere perché sei giovane, se no era un problema. Senti, perciò ti trovi, cioè ti sei subito adeguata a questo lavoro già da piccola, perché facevi teatro, no? Esatto, avevo già le idee chiare. Mi sono trasferita a Roma perché io sono di Bagheria, una bellissima cittadina vicino Palermo. Tra l'altro io vengo dallo stesso paese di Giuseppe Tornatore, del grande regista Giuseppe. E anche lui viene da Bagheria, ci ha dedicato un film, Bagheria, e anche Dacia Maraini è originaria di Bagheria, e il pittore Renato Guttuso. Insomma, è un posto dove ci sono molte notorietà, molti artisti. Perciò devo dire che la Sicilia ci ha dato in Italia delle bellissime presenze. Senti, perciò ti trovi così, ora ti trovi a fare qualche cosa, no? Stai lavorando in questo momento, che stai facendo? Sì, sto facendo una serie, una nuova serie che andrà in onda su Sky, Piccoli Criminali, accanto ai ragazzi del Grande Fratello, dell'ex Grande Fratello, e Uomini e Donne. E siamo al Gilda di Roma per la presentazione di Nero Infinito, un film con la protagonista Francesca Rettondini. Francesca Rettondini, che siamo alla ricerca qui dentro il Gilda di Roma, la discoteca più conosciuta a Roma. Stiamo cercando l'attrice Francesca Rettondini. Vediamo. Anche lei qua. Lei è Francesca Rettondini? No. Stiamo cercando Francesca Rettondini. Oh, è sparita, è andata, eccola lì. Eccola qua, guardi, c'è Francesca Rettondini qua. Eccola. L'abbiamo trovata. Ma in questo momento è impegnata. Ma vediamo. Nino D'Agata è un attore serissimo, ha partecipato ai film di Paolo Sorrentino. Non so chi è amante del cinema, forse sa chi è. Lo sapete? Non siete amanti del cinema, non importa, lo scoprirete. Comunque Nino D'Agata è uno dei nostri bravissimi attori, perché a Rosario Petix, a Giovanni Scuolo, sono tutti attori bravissimi di cinema e di teatro. Insomma, io vi inviterei a vedere questo trailer insieme a noi e vi chiedo, siccome siete tutti nostri amici, di non essere imparziali. Cioè, quindi esplodete in un applauso anche se vi fa schifo. Ma questo film ha un titolo e si chiama? Nero Infinito. Nero Infinito, e se l'ho inventato? Perché? Perché Nero Infinito? Perché Nero Infinito? Questa è una storia molto lunga. Posso dire brevemente la sinossi del film? Che altro, ecco, non sappiamo ancora il genere, quindi pregherei di schiarire le idee ai nostri telespettatori. Hanno detto che è un horror. Come dice il maestro, è un thriller che non è un thriller, un horror che non è un horror, è un noir che non è un noir. Dici, ma cos'è allora? Allora, che cos'è? Un thriller che va...
che si annovera fra i classici proprio del noir e anche del thriller e anche dell'horror, quindi li assembla. Quindi abbiamo speranza, qualcuno piacerà, chi è amante del thriller, chi è amante dell'horror, qualcuno beccheremo insomma con questo, bello, con questo film. Bisognerebbe fare un film con dei generi diversi per attrarre più pubblico. Noi abbiamo tutti i generi messo dentro, allora però passerei la parola al nostro regista Giorgio Bruno che ci racconta, come dicevo appunto un po', ci fa un po' il riassunto, la sinossi del nostro film Nero Infinito. Vai Giorgio. Nero Infinito è la storia di un assassino che si ispira al romanzo di una nota scrittrice e da questo ne emula gli omicidi descritti appunto nel libro. Ci sono due poliziotti che devono indagare sul caso e uno di questi è proprio Francesca Rettondini. Ah, è vero, sì, è vero, sì. Uno dei dimenticata due. Di essere un poliziotto. No, veramente io sono ispettore capo, che è qualcosa, è un po' di più. Però più di me c'è il commissario, e ecco, appunto nella fattispecie Enzo G. Castellari. Ci vuole raccontare com'è stata la sua esperienza in questo film meraviglioso, pulp, noir, thriller, horror? Chissà perché tutte le interviste poi ci si dà del lei. Poco prima parolacce, allora lei ci può fare. Per il pubblico. Prego. Io ho avuto la fortuna che questo giovane regista mi ha chiamato per farmi leggere il suo copione. Una volta che l'ho letto ho apprezzato che era realmente originale, divertente, cioè era il film da fare. E allora l'ho contattato e ho detto perché non ne parliamo, mi piacerebbe almeno darti qualche consiglio. E lui è venuto a Roma, ci siamo parlati, poi alla fine prima di andare via vedevo che tentennava, aspettava che decidessimo un'ultimissima cosa, allora gliel'ho chiesta io, ma te devo fare una parte nel film? Cioè sì, mi devi fare il commissario, ma va benissimo. E poi a Catania, fantastico, in Sicilia, il caldo, bello, gli arancini, insomma si sta bene. Ah, non la sapevo sta cosa, non hai avuto il coraggio di dirgliela appena sei andato... Quando l'ha interpellata, vero? È così? Vabbè, è andata così. Non lo sapevo. È andata così. Senti, vabbè, ma è comunque. Andata benissimo. Molto bene. Che cosa è questa? Che film era secondo te? Horror? L'ho già detto, era un po' horror, un po' noir, insomma, un po' tutto era praticamente. Che ti devo dire? Cos'è il profiler? Anche questo sarebbe interessante. Un criminologo. Ecco. Un criminologo in qualche modo, insomma, che cerca di capire. Ma ti è stata utile l'ispettore, l'intervento dell'ispettrice? Soprattutto dell'ispettrice, soprattutto. Io pensavo in un primo tempo che forse il nero dei suoi occhi di Francesca, guarda il nero. No, per carità. È un nero bellissimo, profondo. È magnifico, è un nero eccezionale, veramente. Va bene, io vi faccio tutti i miei migliori auguri, che è un film, mi raccomando, fra un po' sarà nelle sale a proposito. Si spera. Che vabbè, sarà. Non vogliamo dare appuntamenti, ricordo, no. Cioè, sicuramente. Si spera che possa essere nelle sale, sì. Allora ricordatevi. Ecco, stiamo assestando ancora un po' le scene, stiamo sistemando giusto ancora un po' di audio. Ancora il film è in post produzione. È in post produzione. Ma lo rivestiamo in 3D o no? Che dici? Ci devo pensare ancora dal 3D, non sono convinto. Ma perché costa troppo riversarlo in 3D o perché? No, perché non l'abbiamo girato in 3D, quindi la cosa è diversa. Si può, però tu mi hai detto che è una tecnica che si può utilizzare anche girando normalmente e riversandolo in 3D, è vero? Esiste o mi hai detto una cavolata? Assolutamente no. Perché prendi in giro gli attori, Giorgio? Si può girare il film in 2D e trasportarlo in 3D, però la qualità no, ovviamente non è la stessa che girarlo in 3D. Costa, è tutto qua il cinema. Costa un pozzo di soldi e... Non ce l'abbiamo. E Francesca non vuole produrlo, quindi... Non ce l'ho, Giorgio, non ce l'ho. C'ho una lira, insomma. Adesso con questo film però vedrai che... Vabbè. Diventerà ricchissima. Lei è sempre stata ricca di spirito e di fantasia. Io mi ricordo addirittura le tue fantasie, i tuoi abiti, la tua linea. A proposito, che fine ha fatto la tua linea?
sparita. Cioè tu dici la mia linea. No, adesso non fate gli spiritosi. Io avevo una linea di abbigliamento. Ciccio si ricorda di quello. È vero, perché è un uomo di gusto lui e quindi non direbbe, farebbe mai una battuta del genere. Io avevo una linea di abbigliamento, ma non c'è più. È andata così bene che non c'è più neanche la linea di abbigliamento. Ma adesso ne farò una di borse, io insisto, chi la dura la vince. Va bene. Senti, si potrebbe mandare il trailer anche al nostro bla bla bla, così lui può aggiungere all'intervista, che non sarebbe male. Assolutamente. Allora, ragazzi, a presto. Info bla bla bla, chiocciola, ecco, ricordiamoci, nero infinito, se vedete, mi raccomando, il nero infinito, che è più nero di così, presto, data indefinibile. Data indefinibile, state attenti però. Piace? Era a fare la spesa e per caso è venuta qua al Gilda? Eh sì. Ma per una serata particolare? Sì, sono vestita bene? Molto bene direi, molto bene. E lei come si trova, a suo agio qua al Gilda? Sì, come no? Tantissimo. Ma lei chi è? Lei ci può dire il nome, ci può dire il suo nome. Noi siamo di bla bla. Ah, ok, piacere. Ci può dire il suo nome? Maggie Anderson. Wow, diretta a bla bla Maggie Anderson. Wow, la bellezza. Era, siamo in onda e siamo su bla bla bla, non solo chiacchiere. Io questa intervista la definirei un'intervista molto particolare, perché intervistare Maggie Anderson, non sapere quale domanda farvi o di quale argomento parlare, che però io secondo me però non è difficile fare un'intervista a Maggie, perché è lei stessa che parla, diciamo, sono le sue misure, sono il suo talento, la sua bellezza, che secondo me le previsioni del 2011 fatte da te avrebbero molto più che fortuna. Non sono branco. Che non sei branco, ecco, questo non è poco. Allora, come vedi questo 2011? A parte amicizia, scusa, che devo cioè, dire. Come lo vedi questo 2011? Ecco, quindi il 2011 devo dire che. Lo vedo molto bene, anche perché mi sembra una coppia molto interessante. Amore, potrebbe diventare sì, la nuova coppia sex symbol degli anni 2000, che ne sai? Speriamo. Ma avete fatto la domanda per andare a Balliamo? No, non abbiamo tempo perché facciamo molto sesso.
Ah, ecco, beh, vabbè, però bisogna pure pensare. Beh, dico, bisogna pure pensare al futuro. Però. Ma sto scherzando, ma certo, certo, è chiaro, sì. Perché, vabbè, io so che lui ha fatto una campagna pubblicitaria eccezionale. Mi vuoi parlare della tua esperienza di modello? Ho lavorato per Anna Fendi, la signora Fendi, per Garlan. Sono tutte campagne internazionali, vanno nel mondo. Sì, la prima sì, la seconda era più europea che mondiale, diciamo. Però una bella soddisfazione. È una bella soddisfazione europea. Sì, sì. Quindi ragazzi, vi faccio tutti i miei migliori auguri. Grazie. 2011 grazie, esagerato. Grazie. E ci vediamo presto. Presto. Prestissimo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Vuoi fare una previsione per il 2011? Quest'anno sarà da spaccare proprio. State attenti. E saluto tutti i telespettatori di Bla Bla Bla, saluto soprattutto i miei amici Gianni Testa e Ciccio, i miei amici storici, ciao. Siamo qui per Bruno Oliviero, per festeggiare il suo nuovo libro, io sono molto contenta di farne parte, e quindi è che un grande affetto, vi auguro un grandissimo successo per questa nuova edizione del libro di Bruno. Tu sei stata anche una delle protagoniste di questo libro. Beh sì, ebbene sì, mi ha, come dire, immortalata anche quest'anno. È emozionante. Beh sì, molto, poi molto, voglio dire, per Bruno provo un affetto veramente molto molto profondo. Ci conosciamo da quasi 20 anni, è normale, no? Mi ha vista bambina e mi ha ritrovata donna, ecco. È una cosa bellissima, guarda. Io spero che questa serata ci divertiamo tantissimo. Speriamo di sì, pare di sì, insomma, no? Qui c'è un gran bordello, non si capisce niente, insomma, abbiamo mangiato bene. Benissimo. Abbiamo bevuto l'addio, quindi ora rimangono le danze. Le danze, sì, anche per smaltire un po' tutto, esatto, ciò che abbiamo accumulato. Esatto. Ok, allora. E quindi, che diciamo? Beh, diciamo a Bla Bla Bla, non solo chiacchiere, che intanto il divertimento prosegue. Ciao! Ciao!
sempre questa serata. No, io mi sto divertendo moltissimo, una serata bellissima, sono contenta di essere qua. Beh, io credo che la presentazione di un libro così importante fa emozionare tutte le donne. Sicuramente, questo è un libro molto molto importante, libro Oliviero. Finalmente posso intervistarti, come stai? Io bene. Sì. Sei contento di questa serata, una serata bellissima. Fantastica, contentissima. Molto bella, sì. Noi siamo tutti contenti di farne parte, soprattutto io, guarda. Sono contentissima di venire da Napoli, qui a Roma, e comunque far parte della tua serata anche in occasione di questo importantissimo evento, della presentazione del tuo libro. Che me ne dici di questo libro? Ah, il libro sta andando benissimo. Questa è una... rinforzare l'immagine di questo libro che sta ottenendo degli ottimi successi. Sono molto... Simona! Ciao a tutti gli spettatori di Bla Bla Bla! Che onore averti tra i nostri ospiti stasera. Come ti sembra la serata? Magnifica, come sempre. Poi il proprietario di casa è veramente, devo dire che... sa fare molto bene questo lavoro, quindi lo fa da tanto tempo ed è sempre così perfetto. È una festa magnifica e soprattutto una festa dedicata a un libro fantastico. Come no? Bruno Oliviero è un bravissimo fotografo che io conosco da moltissimi anni, anche perché sono stata una sua modella e lo stimo tantissimo, a prescindere da questo, comunque lo stimo come fotografo e anche come uomo. Proprietario di questo locale, colui che ha dato origine a questa bellissima serata. Buonasera. Buonasera a voi. Sono sempre contento quando ci sono le telecamere di Bla Bla. Cosa vuoi sapere? Dimmi tu. Beh, noi siamo stati davvero sorpresi da questa bellissima serata, la location molto elegante, organizzata davvero bene. Quindi innanzitutto vorremmo ringraziare per questa bellissima serata, appunto, e anche domandare come è sembrato il libro e l'evento in generale. Allora, le serate organizzate e gestite da Bruno Oliviero sono sempre serate che riescono alla grande. Dopo quest'anno Bruno Oliviero ha presentato il libro Prime Donne, che ha un grande successo, già è molto venduto. Dopo, io con Bruno sono amico da oltre 25 anni. Voglio dire a tutti quanti che quest'anno il Felix fa 35 anni di attività. Uscirà un libro, 35 anni di storia del Felix. E è difficile oggi rimanere sempre a galla. E il Felix è un locale che sta sempre in auge. Inside of na 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 na